insieme. Lo Spirito del Signore su di me. Lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha guardato ad annunciare il Santo di Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che ha stabilito in noi la sua dimora e ha effuso nei nostri cuori l'amore di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, entrati nella vigilia di Pentecoste, sull'esempio degli Apostoli e dei Discepoli che con Maria, Madre di Gesù, perseveravano nella preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo, promesso dal Signore, ascoltiamo ora, con cuore disponibile, la parola di Dio. Meditiamo sulle opere realizzate da Dio per il suo popolo e preghiamo affinché lo Spirito Santo, che il Padre ha inviato ai credenti come anticipazione, porti a compimento la sua opera nel mondo. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio. Rende vani i progetti dei popoli.
del Signore sussiste per sempre. I progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Ci mettiamo in piedi. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo radunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di comunione e condurlo alla pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi e sulle schiave. In quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sio e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Parola di Dio. Splendore, avvolto di luce come Dio.
sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Chiesa, in preghiera raccolta a compimento della Pasqua, lo Spirito la guidi sulle vie del mondo e illumini la mente dei fedeli, perché tutti rinati nel battesimo siano testimoni e profeti del regno che viene, per Cristo nostro Signore.
Della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Ci mettiamo in piedi. Thank you.
secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Questo egli disse, riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti, non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Parola del Signore. Della Pentecoste che oggi celebriamo nel memoriale eucaristico è l'effusione dello Spirito Santo che il Signore è risorto promette ai Suoi discepoli e anche a tutti noi. La liturgia della parola oggi ci aiuta a penetrare il senso profondo della solennità che stiamo celebrando. La prima lettura della veglia tratta dal libro della Genesi ci ricorda l'episodio di Babele e ci rimanda alla confusione delle lingue. E il racconto di Luca, autore degli Atti degli Apostoli, che ascolteremo domani nella liturgia, ci fa rivivere il primo grande episodio della vita della storia della Chiesa. Ci ricorda il fatto storico della Pentecoste, così come è avvenuta 2000 anni fa nel Cenacolo di Gerusalemme, luogo in cui Gesù si era riunito alla vigilia della sua Pasqua per celebrare l'ultima cena, la prima Eucaristia con i discepoli. Tuttavia, la liturgia della parola non si ferma a raccontarci l'evento della prima Pentecoste, ma ci annuncia anche i suoi effetti che durano da allora fino ai nostri giorni, che hanno rinnovato la vita degli apostoli e dei primi discepoli e ciò che questo dono, lo Spirito Santo, produce ancora oggi nella Chiesa che siamo noi. Questi effetti si collegano al segno della lingua. Non è un caso che nelle raffigurazioni della Pentecoste questa venga rappresentata come il gruppo degli apostoli riuniti dentro la stanza del Cenacolo di Gerusalemme, mentre si posano su di loro delle lingue di fuoco. Il primo effetto è il miracolo del dialogo. Grazie al dono dello Spirito Santo, gli apostoli escono dal cenacolo e iniziano ad annunziare il Vangelo della risurrezione. Continuano a parlare la loro lingua e tuttavia quella gente straniera che si trova in quel momento a Gerusalemme comprende ciò che gli apostoli stanno dicendo riguardo a Gesù crocifisso e risorto. È l'effetto dello Spirito Santo che viene messo dentro i nostri cuori per poterci intendere gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno ancora oggi di questo miracolo, di saper apprendere l'arte del dialogo. Bisogna aprire il nostro cuore
alle ragioni dell'altro, di non chiuderci nei suoi confronti. E per realizzare questo dialogo è necessario il dono dello Spirito Santo, che ci insegna e ci trasmette l'arte del dialogo, vale a dire la disponibilità fondamentale nei confronti degli altri. Il mondo di oggi ha ancora bisogno dell'arte del dialogo, ha ancora bisogno del linguaggio, della disponibilità e dell'apertura, e ancora ha bisogno di apprendere, di imparare come apprezzare gli altri, come amare e come accoglierli. C'è un altro effetto del dono dello Spirito Santo a Pentecoste, un linguaggio più particolare e anche più difficile da imparare e soprattutto da vivere quotidianamente, il linguaggio dell'amore. Per capire la parola occorre conoscere il linguaggio dell'amore, che ci viene come tradotto dentro il cuore grazie al dono dello Spirito Santo. Ancora una volta ci rendiamo conto che abbiamo bisogno estremo di imparare la lingua dell'amore. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo torni a suggerire al nostro orecchio interiore, quello spirituale, il linguaggio dell'amore, perché questo amore è, difatti, ciò che ci fa intendere tra di noi. Possiamo parlare lingue umane differenti, ma il linguaggio dell'amore fa superare ogni limite. In particolare, il linguaggio dell'amore fa superare la distanza che ci separa da Dio, poiché noi esseri umani rimaniamo radicalmente diversi rispetto a Dio. Il linguaggio dell'amore riesce a far sì che noi possiamo comunicare addirittura con Dio. Come si può comprendere il suo dirsi a noi, il senso della sua rivelazione? Come si riesce a capire il significato della Pasqua di Gesù? Che cosa significa tutto questo per noi? Possiamo comprendere solo grazie al fatto che qualcuno ci insegna interiormente il linguaggio dell'amore. Non si tratta dunque, dopo la Pentecoste, di riuscire a dialogare solo tra di noi in senso orizzontale, ma si tratta addirittura, e questo è il vero dono dello Spirito Santo, di dialogare con Dio, di apprendere un linguaggio, una lingua straordinaria, quella di Dio, che è proprio l'amore che permette di farci intendere con il Signore. Un terzo effetto della Pentecoste è l'adozione a figli. Nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato, San Paolo dice: anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Il dono dello Spirito Santo ci rivela che Dio è Padre, e non soltanto di Gesù, ma anche di tutti noi che diventiamo figli nel Figlio Gesù, l'unigenito, ma anche il primo generato da Lui, perché tutti noi siamo fratelli, affratellati a Lui, e grazie alla Pasqua diveniamo e siamo riconosciuti come figli adottivi in Lui. Ancora una volta il linguaggio è quello che ci permette di dialogare con Dio e ci permette di entrare nel dialogo che Dio vive nella comunione dell'agape, nella comunione della Santissima Trinità. Ed è per questo che San Paolo giunge a dire che noi, come figli, gridiamo con lo Spirito dentro il cuore: Abba, Padre.
La preghiera di Gesù rivolta a Dio Padre, grazie alla Pentecoste, anche noi possiamo rivolgerla a Dio, chiamandolo Abba, Padre. E questo lo possiamo fare perché Dio stesso dentro di noi fa questa preghiera attraverso lo Spirito Santo che ci fa partecipare del dialogo divino, ci insegna la lingua di Dio e ci mette nella condizione di parlare con questa fondamentale invocazione. La lingua di Dio, che è la lingua di Gesù, noi la possiamo pregare a nostra volta. Abba, Padre. Questo è il miracolo della Pentecoste che deve ripetersi continuamente, altrimenti noi moriamo. Cessiamo di essere una comunità ecclesiale credente e non soltanto ci togliamo fuori dal dialogo con Dio, ma interrompiamo la possibilità di ogni dialogo tra noi. Ci chiediamo, ci domandiamo se anche ai nostri giorni si intravedono questi effetti dentro il nostro mondo, nella nostra testimonianza, nella nostra storia, nella nostra vita ecclesiale. Li sperimentiamo nei sacramenti che celebriamo per vivere la Pasqua del Signore e nella nostra vita, nella nostra esistenza, parlando lingue nuove e sintonizzandoci con tutte le altre parole che gli uomini dicono. Dobbiamo tradurre tutto storia caricandosi del nostro peccato. Dobbiamo essere consapevoli di tutto questo per comunicarlo e contagiarlo agli altri, soprattutto nel mondo in cui noi viviamo. Continuiamo questa Eucaristia chiedendo che si rinnovino gli effetti dello Spirito Santo anche oggi, anche per noi, per intercessione della Madonna, Madre di Gesù e Madre della Chiesa. Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore ci ha uniti a sé nel battesimo e per il dono dello Spirito Santo ci ha costituiti popolo sacerdotale, regale e profetico. Ci ha raccolto attorno ad un'unica mensa eucaristica e ci ha resi testimoni della sua salvezza. Oggi lo stesso Signore ci chiama a rinnovare l'offerta della nostra vita affinché Egli possa attraverso di noi diffondere il suo regno di pace, di giustizia, di carità e di gioia nel mondo.
Consapevoli di tale vocazione, insieme esprimiamo il nostro sì al Signore, accogliendo con generosità il suo invito e rinnovando gli impegni di vita assunti nel giorno del nostro battesimo e confermati nel giorno della cresima. Credete in Dio Padre Onnipotente, credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Alleluia. A quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza ed essi canteranno alleluia, alleluia. Thank you.
fratelli e sorelle, animati dallo Spirito Santo, da figli, rivolgiamoci con fiducia al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Diciamo insieme: vieni Santo Spirito. Vieni Santo Spirito. Spirito Santo, fuoco, luce, calore, vieni in noi con forza e potenza per diffondere a tutti i popoli il messaggio di salvezza di Gesù. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Spirito del Padre, che ci rivesti del suo splendore, rendici capaci di amare anche coloro che non ci amano, per donare a tutti i segni della sua bontà. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Spirito del Figlio, che in Gesù ti sei manifestato pienamente, rendi anche noi obbedienti al Padre e concordi nell'unità tra di noi. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Spirito di verità, che ci sveli i segreti dell'amore divino, plasma il mondo perché impari a lasciarsi guidare docilmente dalla tua voce e si orienti verso autentiche scelte di bene. Preghiamo. Vieni Santo Spirito. Spirito Consolatore, tu che unisci i fedeli in un solo corpo, donaci unità perfetta e continua, perché siamo in Cristo un corpo solo e un'anima sola. Preghiamo. Spirito d'amore, luce splendente del Padre, guida chi soffre ad abbandonarsi con fiducia alla tua azione consolatrice, per trovare in te conforto e speranza. Preghiamo. Spirito, dono del risorto, anima della Chiesa, dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, la forza della fede, la gioia dell'amore, il coraggio della speranza. Preghiamo. O Padre, scenda su di noi il tuo Spirito, perché siamo nel mondo testimoni coraggiosi del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. La raccolta delle offerte di questa Santa Messa è per il Seminario Diocesano. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. E fondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo
che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui fu tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. E la presto della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, che possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Cataldo nostro patrono, Santa Rita e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Riceviamo la Santa Eucaristia con ricordandoci le norme del distanziamento interpersonale. La comunione sarà distribuita davanti il cielo pasquale da due ministri, davanti il confessionale e davanti il sepolcro da venerabile Marianna di Croxas. Thank you.